Benvenuti alla seconda puntata dedicata al brano Alleria di Pino Daniele. Nella prima parte abbiamo trattato in maniera molto specifica l'introduzione. In questa parte parlerò della parte cantata e dell'assolo di chitarra. La parte cantata la possiamo dividere sostanzialmente in tre parti. La prima parte che sostanzialmente ricalca le armonie dell'introduzione, magari semplificandole un po' per renderle meglio per l'accompagnamento vocale. Una seconda parte in cui questo giro armonico viene variato in qualche modo e una terza parte in cui c'è un'apertura armonica. Molto particolare. Quindi la prima parte in cui l'armonia e l'alternanza di tonica e dominante, che abbiamo visto anche nell'intro, viene trattata in maniera più semplice e chitarristicamente la possiamo ben rendere con questi due accordi, la nona e Si minore settima col basso di Mi, sostanzialmente come l'intro. Successivamente, invece di tornare a La nona, possiamo alzare di tono questo Si minore settima col basso di Mi, portandolo al Do diesis minore, però con il basso di La, in maniera tale da ottenere una progressione di questo genere. Tornare al Si minore col basso di Mi. Questo accordo, quindi questo Do diesis minore col basso di La, sostanzialmente va a sostituire il La settima maggiore e quindi per ottenere quell'alternanza di dominante e di tonica e di dominante di cui si parlava. Tornando al Si minore settima col basso di Mi, quindi l'accordo che funziona da dominante, è interessante questa piccola melodia che il piano produce di sottofondo, che è molto caratterizzante del pezzo, che è questa cosa qui. Quindi andando a compilare tutto la prima parte del giro, potremmo suonare così. Poi agganciarsi al Sol diesis minore, così come era nell'intro, ricorderete. E al Do diesis settima con la diesis undicesima, che va a risolvere nel Fa diesis minore
successivamente in La settima, Re settima maggiore, Mi settima, sempre Si minore settima col basso di Mi. E da questo accordo ci agganciamo alla prima, diciamo, variazione armonica che prevede sempre il La settima maggiore sostituito con il La nona, La diesis diminuito, che possiamo, o semplicemente Si minore settima, e sempre il solito Si minore settima col basso di Mi, ancora Si minore settima e Mi settima, che produce un passaggio, per tornare al Fa diesis minore, molto utilizzato da Pino Daniele, che è questo passaggio melodico armonico, sorta di scala ascendente armonizzata, quindi Mi Fa diesis Sol diesis. Quindi per andare al Fa diesis minore e alla settima, al quale si aggancia un'ulteriore apertura armonica, che prevede il Re settima maggiore, quando dice Sai e la voglia da Lucca, Sol diesis settima e Do diesis minore settima. Progressione ripetuta un tono sotto, quindi Fa diesis settima e Si minore settima, Re minore settima e Do diesis minore settima, per tornare a casa. Fa diesis settima e l'Alleria se ne va con gli accordi di Si minore settima e Si bemolle settima maggiore. Dopodiché, per agganciarsi al secondo blocco, che sostanzialmente ripete la stessa struttura, utilizziamo il Mi settima nona bemolle in questa posizione. E ricominciamo. Nella prima variazione armonica, interviene l'assolo di chitarra, che andiamo ad ascoltare. Si tratta di un assolo piuttosto semplice che nella sua semplicità trova la sua bellezza. E sostanzialmente, come ci ha abituati Pino Daniele, si tratta di un fraseggio molto lineare e con delle sfumature blues. Infatti partiamo da una tipica scala pentatonica di La maggiore, in questo modo. Per collegarsi alla diatonica, sempre di La, agganciarsi ad un arpeggio di Si minore settima, e concludere, sempre riagganciandosi alla pentatonica di La maggiore, con delle sfumature piuttosto, in questo caso molto blues, in questo modo. Ok,
quindi direi che per Alleria è davvero tutto. Ho cercato di sviscerare il pezzo nelle sue varie parti armoniche e melodiche. E se ne potrebbe ancora parlare tanto, quindi vi invito a magari lasciare un commento e soprattutto a iscrivervi al mio canale YouTube per essere aggiornati per i prossimi appuntamenti. Ciao a tutti! La Daria Sanova.